allora iniziamo ragazzi. Prima di proseguire facciamo l'epilogo della puntata precedente. Nella puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di inoltro diretto ed indiretto. Abbiamo visto come funziona l'inoltro negli host. Quando un host ha bisogno di inviare un pacchetto ad un host in destinazione, deve porsi il problema di come creare la trama a livello 2, ovvero di che indirizzo mettere a livello 2 come destinazione. Possono verificarsi due casi: il caso in cui l'host di destinazione si trova nella stessa rete, quindi se questo è l'host che sta generando il pacchetto, host sorgente, host S, possono verificarsi, dicevo, due casi. Il primo è il caso in cui l'host di destinazione si trova nella stessa rete IP, che vi ho detto è generalmente la stessa rete fisica, la stessa rete locale, okay? Quindi la stessa rete, la rete in cui circolano pacchetti tra host, diciamo, meglio. La stessa rete locale significa la stessa rete in cui si condivide un mezzo fisico, un mezzo trasmissivo. Quindi il primo caso è quello di host sorgente destinazione nella stessa rete. In questo caso si parla di inoltro diretto. Il secondo caso è quello in cui la destinazione si trova altrove, quindi in un'altra rete diversa da quella di appartenenza dell'host sorgente. La prima cosa che l'host sorgente deve fare è capire in quale dei due casi si trova, quindi se l'host di destinazione appartiene o meno alla sua stessa rete. Quindi se lui, host S, appartiene alla rete IPnet, che supponiamo essere una rete del tipo slash N generico, quindi con un prefisso di rete di lunghezza N, lui deve capire se l'host di destinazione appartiene alla stessa rete con prefisso slash N. Come fa a capirlo? Lui conosce il proprio indirizzo IP, conosce la propria maschera di rete e conosce anche l'indirizzo IP del suo entry di default, che vediamo tra un po'. Ma già soltanto conoscendo il proprio indirizzo IP e la propria maschera di rete, sappiamo che tramite un'operazione di end bit a bit tra il proprio IP e la maschera di rete riesce ad ottenere il prefisso di rete, okay, e quindi l'indirizzo della propria rete. Okay? Fare end, vi ricordo, tra un qualunque indirizzo IP e la maschera di rete della rete a cui appartiene quell'indirizzo IP significa ottenere il prefisso di rete, perché un end bit a bit con i primi n bit fa passare dall'end soltanto i primi n bit, cioè quelli del prefisso, ovvero quelli della rete. Tutti gli altri diventeranno 0 e quindi sarà 0 la parte host IP, e quindi stiamo parlando di un indirizzo di rete. Allora, da questa operazione capisce qual è la sua rete. Dall'analoga operazione di end bit a bit tra questa stessa maschera, quella della sua rete, e l'indirizzo IP di destinazione generico, ottiene un risultato. Okay? Se questo risultato corrisponde al risultato che aveva ottenuto facendo il calcolo su se stesso, sul proprio indirizzo IP, vuol dire che le due reti coincidono e quindi la destinazione si trova nella stessa rete di host S. Quindi nel caso in cui questo risultato mi dà un risultato uguale all'indirizzo di rete di questa rete qua, allora potrò procedere con l'inoltro diretto. Cosa significa inoltro diretto? Andare a incapsulare il pacchetto IP con l'indirizzo sorgente IP sorgente, indirizzo destinazione IP destinazione, all'interno di una trama di livello 2, quindi di livello inferiore, in cui il MAC sorgente, lo abbiamo visto l'altra volta, è quello dell'host,
e il map destinazione è quello del vostro di destinazione, perché già a livello 2 quella trama deve essere verrà spedita qui sopra su questa rete, deve essere già a livello 2 letta da questo host, dal livello 2 di questo host, il quale leggendo il proprio MAC address come MAC di destinazione passerà il contenuto del payload di questa trama, ovvero il payload della trama di livello 2 che corrisponde al pacchetto, all'intero pacchetto IP, ai livelli superiori, cioè al livello IP qui dentro. Okay? Come fa host S a conoscere il MAC di host D? Lo fa attraverso la MAC table, ovvero una serie di corrispondenze tra IP noti e MAC noti. In un host la MAC table, cioè la corrispondenza IP MAC, è generalmente fatta da tutti quegli host o comunque da una parte di quegli host che si trovano in questa rete. Quindi da questa parte qua, quindi gli indirizzi IP che hanno un'associazione con un indirizzo MAC noti all'host HS sono quegli indirizzi IP che si affacciano su questa rete, quindi gli indirizzi IP degli host collegati qui e l'indirizzo IP o gli indirizzi IP dei router che si interfacciano a questa rete. Come vi dicevo l'altra volta, ciascun router, questo è un router, adesso vediamo cosa significa questo che ho scritto qui dentro, questo router qua, ciascun router ha un indirizzo IP diverso per ciascuna delle sue interfacce. Questo perché ciascuna interfaccia di un router si affaccia verso reti IP diverse, quindi reti con indirizzi di reti diverse. Okay? Se qui ci fossero più router collegati a questa stessa rete locale, ciascuno di questi router avrà un suo indirizzo IP, comunque appartenente a questo spazio di indirizzamento. Quindi comunque tutti gli indirizzi IP delle interfacce dei router e anche degli host, se su questi indirizzi si fa un end logico con la maschera slash n, quindi con col prefisso di lunghezza slash n, di lunghezza n, il risultato per qualunque di questi host e interfacce sarà lo stesso risultato in rete, lo stesso indirizzo di rete. Okay? Quindi inoltre diretto mi rivolgo alla MAC table. Inoltre indiretto, ovvero se il famoso risultato di end bit a bit tra l'indirizzo di destinazione e la netmask mi dà un qualcosa, un risultato che è diverso dall'indirizzo della rete, ovvero diverso dall'end bit a bit tra questo indirizzo IP e la stessa maschera crescente, quindi se i due risultati sono diversi, procedo con l'inoltro indiretto nell'host. Inoltre indiretto significa rivolgersi a un gateway di default, quindi ciascun host è configurato non solo con il proprio indirizzo IP e la propria net, ma anche con un gateway di default, che è quell'indirizzo IP o quell'interfaccia del router, di un router, che sta sulla stessa rete IP e al quale io mando tutti i pacchetti per procedere con l'inoltro indiretto. Ovviamente anche questo pacchetto che sarà inviato come prossimo passo al router, al gateway di default, anche questo pacchetto dovrà essere incapsulato in una trama di livello 2. E in questa trama di livello 2 io devo inserire un MAC. Quale MAC metto? Metto il MAC che corrisponde all'IP del gateway di default, di questa interfaccia del gateway di default. Okay? E anche questa informazione la ottengo dalla MAC table, dalla stessa MAC table. Attenzione qui, il pacchetto IP generato dall'host a livello IP ha indirizzo sorgente IP dell'host e indirizzo destinazione IP dell'host di destinazione, quindi di host di 2 per esempio, quindi l'IP di questo host. Nel momento in cui passa a livello 2, a livello 2 l'indirizzamento sarà MAC sorgente il MAC suo, MAC destinazione abbiamo detto il MAC del gateway di default.
quando questo gateway di default riceverà questo pacchetto dovrà spedirlo verso i prossimi salti fino ad arrivare alla destinazione. A livello IP, innanzitutto lui riceve una trama, legge il map di destinazione, vede che è il suo e quindi passa il contenuto del payload della trama, cioè il pacchetto IP, a livello superiore, a livello IP. A livello IP questo gateway legge che la destinazione è host D, quindi secondo delle regole che vedremo tra un po', capirà che dovrà fare anche lui, se dovrà fare in modo diretto o indiretto, in maniera analoga a quello che ha fatto l'host. In ogni caso rimetterà il pacchetto IP all'interno di una trama di livello 2 che dovrà avere un MAC sorgente e un MAC destinazione. Mentre a livello 3 il pacchetto, l'indirizzo sorgente e l'indirizzo destinazione, a meno di situazioni particolari, come dicevo, tipo NAT, a livello 3 gli IP di sorgente e di destinazione non cambiano, quindi rimangono sempre quelli che sono stati generati dall'host. Quindi anche da qui in poi l'IP sorgente sarà questo e l'IP destinazione sarà questo. A livello MAC si inseriscono gli indirizzi del collegamento sulla prossima rete locale, la prossima rete fisica. Quindi verrà inserito un MAC sorgente che è quello di questa interfaccia e un MAC destinazione che è quello dell'interfaccia successiva a cui lui ha deciso che va inviato questo pacchetto, ma della successiva, non della finale. Così come lui aveva messo il MAC di destinazione, il MAC della successiva interfaccia che sta trattando il pacchetto, okay? Non il MAC finale, non lo conosce neanche. Okay? Ci rimane adesso da vedere come agisce lui, come agisce lui. Prendiamo la cosa più generica possibile, quindi non necessariamente un pacchetto che sta arrivando da un host sulla mia stessa rete, da un host originato da un host sulla mia stessa rete. In generale, un router, quando riceve un pacchetto con una certa destinazione, deve chiedersi se deve fare inoltre diretto o indiretto. In generale, un router è connesso a diverse reti, rete 1, rete 2, rete 3 e rete 4 in questo esempio. La rete 4, non so se si capisce benissimo dall'esempio, la rete 4, che io ho pensato così, è in realtà un link punto punto con un altro router. Abbiamo visto l'altra volta che i link punto punto tra router sono reti degeneri da due host, da due indirizzi, non sono veri e propri host, sono interfacce che comunque hanno necessità di un indirizzo IP all'interno dello spazio di indirizzamento opportuno, che abbiamo visto essere quantomeno slash 30, ok? Altre reti possono essere come quella di prima, quindi per esempio reti locali a cui si affacciano diversi host e magari anche router. Come qui, per esempio, vedete, ci sono diversi host, cioè una rete, una nuvoletta, interfacciata non solo dal nostro router R, ma anche da altri router, stessa cosa qua, ci sono anche degli host disegnati e un router interfacciato, ok? Quindi il router riceve il pacchetto, ha diverse interfacce, 1, 2, 3, 4, verso 4 reti distinte. Per capire se deve fare inoltre diretto o indiretto, deve prima vedere se può fare inoltre diretto su una qualunque di queste quattro interfacce. Quindi, così come l'host si chiedeva, posso fare inoltre diretto sulla mia rete, l'unica rete su cui mi sto affacciando, il router, affacciandosi su più reti, si deve fare la stessa domanda n volte. Quindi, se quattro sono le reti su cui si interfaccia, deve fare end bit a bit tra l'indirizzo dell'interfaccia, l'indirizzo IP della sua interfaccia 1 e la maschera slash
N1, l'indirizzo IP della sua maschera slash della sua interfaccia sulla rete 2 e la maschera slash N2 e così via. Per ciascuno di questi calcoli, quindi alla domanda iesima, diciamo così, quindi alla prima domanda per esempio, faccio end bit a bit tra questo indirizzo IP e la mia e la maschera di questa stessa rete. Cosa ottengo? Ottengo l'indirizzo IP della rete NET1. Per capire se il pacchetto che sto trattando, quindi se questo IP di destinazione è un host all'interno di questa rete, devo fare end tra questo indirizzo IP di destinazione e la stessa maschera N1, come aveva fatto l'host. Quindi end bit a bit tra questo indirizzo IP e questa maschera mi dà certamente l'indirizzo della rete 1. Per capire se all'interno di questa rete NET1 si trova anche IPD end stessa netmask mi deve dare NET1. Se non è così vuol dire che non si trova all'interno di questa rete. Faccio questa stessa cosa anche per NET2, NET3 e NET4. Se trovo una corrispondenza, allora potrò procedere con l'inoltro diretto, come faceva l'host. Inoltro diretto significa andare a vedere nella map table se c'è una corrispondenza tra l'IP di destinazione e il MAC di destinazione. Okay? Quindi se trovo un match facendo questo end bit a bit con le interfacce, allora dovrò trovare una corrispondenza tra l'indirizzo IP di destinazione e il MAC corrispondente. Quindi l'host si troverà per esempio qui. Allora troverò una riga di corrispondenza tra IP dell'host, IPD e MAC dell'host. Anche per il momento non ci poniamo il problema di come si compilino queste tabelle. Queste si compilano tramite un protocollo che vedremo più avanti. Ma supponiamo che sia noto, ok? Se invece nessuna di queste quattro interfacce, quindi l'end su nessuna di quelle quattro interfacce, fa match con l'end tra l'IPD e la maschera iesima, vuol dire che l'host non si trova nessuna delle reti adiacenti e quindi dovrò fare nel router l'inoltro indiretto. L'inoltro indiretto nel router è diverso dall'inoltro indiretto nell'host, perché non si basa su un default gateway. L'host si rivolgerà sempre a un default gateway. Il router fa riferimento alla tabella di routing, quindi ha una lista, ha una serie di righe in cui ho corrispondenze del tipo rete, netmask di quella rete, netstop e interfaccia. Tradotto, ciascuna riga ha il significato di, per un router che possiede una tabella di routing, ciascuna riga della sua tabella di routing ha il significato di: per raggiungere la rete NET5, e qui dentro siamo indirizzo IP di rete, quindi x.192.1.0.0, netmask di quella rete, quindi per esempio /16, la palla, il pacchetto lo devi passare al netstop IPX, quindi per raggiungere tutti gli indirizzi di questo blocco rivolgiti a IPX, non a default gateway, ma ad un preciso indirizzo IP. E il pacchetto lo può inoltrare verso l'interfaccia 4. Okay, quindi per esempio in questo caso IPX, se il nostro host di destinazione si trova in una rete qui in fondo, quindi per esempio in quella rete NET5, l'end su queste quattro interfacce non avrà effetto, non avrà un risultato positivo. E quindi dovrò andare a vedere la tabella di routing. Nella tabella di routing dovrò confrontare l'IP di destinazione con ciascuna netmask, perché devo capire se l'IP di destinazione, a quale rete appartiene l'IP di destinazione. Ok?
come faccio a capirlo? Lo capisco sempre facendo il solito endpoint a bit tra l'indirizzo, il fine, destinazione e le maschere che conosco. Quindi se il bit destinazione end maschera di lunghezza n5 mi dà un risultato che corrisponde a questo, vuol dire cosa? Che questo indirizzo IP è parte dello spazio di indirizzamento che è definito in questa riga. E allora la tabella di routing mi dice, in questo caso, manda il pacchetto al prossimo hop IPX, che è questa interfaccia qua. Parentesi. Questo indirizzo IPX deve essere nello stesso spazio di indirizzamento di questa interfaccia. Questo non vuol dire che sto facendo un altro diretto, vuol dire che sto passando la palla a per forza un mio vicino, che però è questo qua. Ma il pacchetto non è ancora arrivato a destinazione. Per quanto riguarda me, ho assolto il mio compito, ho passato la palla a chi di dovere, a chi è indicato alla tabella di routing. Poi lui farà altrettanto col pacchetto una volta ricevuto, farà di nuovo lo stesso ragionamento, c'è sul inoltre diretto ed eventualmente inoltre indiretto. Ok? Altra cosa, state molto attenti a non fare questa confusione. Io qui ho detto il next hop è IPX, questo non vuol dire, l'ho già detto prima ma lo ripeto, non vuol dire che il router prende l'IP di destinazione nel pacchetto IP che sta trattando e sostituisce IPD con IPX, perché l'indirizzo IP di destinazione, come vi ho detto prima, rimane quello fino a destinazione, ma a meno di cose particolari tipo una che vedremo tra un po'. Quindi queste indicazioni qui ha soltanto lo scopo di farmi capire su quale interfaccia devo spedire il pacchetto a 4 e di farmi leggere l'indirizzo IP per trovare che cosa, secondo voi. Lui dovrà riprendere questo pacchetto e rimetterlo, rimandarlo sì in questa interfaccia, ma lo deve rimettere in una trama di livello 2. In questa trama di livello 2 ci dovrà mettere un MAC sorgente suo, quello di questa interfaccia 4, è un MAC destinazione, che non è il MAC di destinazione dell'host finale, ma è il MAC di X. Ok. Bravo. Che trova sulla stessa tabella. Che trova, sì, esattamente, nella stessa tabella MAC table in cui ho le corrispondenze tra IP e MAC. Così come quando faccio il nostro diretto. Ok? Ma qual è l'utilità di cambiare anche il MAC dell'utente? A livello 2 sono svolti dei protocolli punto punto, sono svolte delle funzioni per esempio di recupero di errori che sono soltanto appannaggio di questi host. Quindi per esempio, se il pacchetto è arrivato correttamente fino al router, ma poi subisce un errore qui, chi se la deve vedere? Sono questi due. Quindi è necessario che parli con questi due a livello MAC. Per esempio, protocolli di tipo stop and wait, backend, eccetera, eccetera, sono anche possono in realtà essere anche implementati a livello 2 ed è opportuno che gli indirizzi con cui si parlino sono quelli MAC, sono
siamo per il livello 2. Anzi, è necessario. Ok, quindi questa è un esempio di una tabella di routing. Come vi ho detto l'altra volta, esiste nella tabella di routing anche una riga che mi salva, che mi toglie le castagne dal fuoco nel momento in cui, andando a fare tutti questi controlli su tutte le righe, non trovi un match, perché è anche possibile che, così come non trovo match sulle interfacce direttamente collegate, posso anche non trovare match con nessuna delle reti direttamente incluse qui dentro. Allora devo comunque avere una soluzione alternativa, e la soluzione alternativa è una default route, cioè una rotta di default che mi dice a chi rivolgermi come default gateway per i router, e mi dice a chi rivolgermi, a quale next hop rivolgermi nel caso in cui io non trovi match. Il modo di esprimerla è questo qui, con un indirizzo di rete speciale che è 0000 e una netmask speciale che è una netmask di lunghezza 0. Questo perché comunque fare end bit a bit tra una maschera lunga 0 e un qualunque indirizzo IP mi dà come risultato 0, e quindi corrispondente a questo che ho a sinistra. E quindi quantomeno, se ho una riga del genere, andando a fare i controlli o match quantomeno su quella riga lì, e quindi quantomeno so che mi posso rivolgere a qualcuno come next hop. Okay? Qui in queste slide c'è scritto first hop, che è la stessa cosa di next hop. Okay? Quindi il router ha in generale un certo numero di interfacce, queste tre per esempio, che sono analoghe alle quattro che ho disegnato poco fa, e una tabella di routing da scandagliare dopo aver controllato le interfacce. Esempi. Supponiamo che un router abbia configurate due interfacce, quindi si affacci direttamente su due reti con questi indirizzi IP. Quindi questa è una maschera, questa è una rete /24, questa è un'altra rete /24, perché la maschera è lunga 24 bit e 24 bit. Okay? 255 tre volte significa 24 bit, lo sapete ormai. E quindi l'indirizzo IP appartiene ad una certa rete. E chi mi sa dire qual è la rete, qual è l'indirizzo di rete dell'interfaccia 1? Sarà 131 175 21 0. È l'indirizzo che scaturisce dall'end tra la maschera della rete e l'indirizzo IP. Allo stesso modo, l'indirizzo IP della rete su cui si affaccia l'interfaccia 2 del router sarà 131.175.12.0. Quindi vedete che una è 21.0, l'altra è 12.0. /24/24. Sono due reti /24 distinte. Allora, la prima cosa da fare per capire se si deve fare in modo diretto è confrontare questi due indirizzi di rete che vi ho appena detto con, eventualmente, o meglio, con il risultato end bit a bit tra questo e le maschere di ciascuna di queste reti. Quindi end bit a bit tra questo e la maschera della prima rete cosa fa? Fa 131, 175, 21, 0, che è esattamente l'indirizzo della rete sull'interfaccia 1. Ok? Quindi ho match su questa riga. Potrei già fermarmi qui, perché sono certo che questo indirizzo non può appartenere a quest'altra rete, perché abbiamo detto che è distinta. Ma noi lo facciamo lo stesso. End tra questo e la maschera di questa rete sarebbe 131.175.21.0. È sempre la stessa maschera /24, quindi ottengo sempre lo stesso risultato, perché le due maschere erano uguali,
e 21-0 è diverso da 12-0. Quindi là è diverso. I risultati, i due risultati sono diversi, quindi le reti sono diverse, o meglio, quindi questo non può appartenere a questa rete. Ok? A questo punto posso fermarmi, perché so che posso già fare in ordine diretto, me ne frego della tabella 2. Ok? Secondo caso, non ho match né sulla prima interfaccia né sulla seconda, ma vado a vedere la tabella di routing. Tabella di routing, per ciascuna net, per ciascuna riga, prendo la netmask, faccio end con l'indirizzo IP e vedo se il risultato corrisponde a quello che ho nella colonna network. Quindi, primo caso, end con una maschera slash 24. La prima netmask è lunga 24 bit, quindi passa tutto fino a 16. Quindi il risultato è 131, 175, 16, 0, che è diverso da 15, 0, che c'è sulla prima colonna, prima riga. Quindi non ho match. Prima riga è X, non c'è match. Seconda riga, prendo la maschera della seconda riga, faccio end bit a bit, e viene fuori la stessa cosa di prima, 131, 175, 16, 0, stavolta è uguale. Allora, con match. Se vado avanti, sempre lo stesso end, la maschera è uguale, quindi il risultato è di nuovo 16, 0, qui ho 17, stessa maschera, qui ho 23, quindi non avrò match nella terza e nella quarta riga, stessa cosa per la quinta, 18, stessa cosa per questa, 21. Attenzione, qui è un altro match, perché qui la maschera è lunga 16. La maschera lunga 16 significa far passare 131, 175. Quindi l'end bit a bit tra la maschera lunga 16 bit e questo indirizzo IP mi dà 131, 175, 0, 0, che è uguale. Ma scusate, questo è sbagliato, una serie di fesserie, diciamo. Questa è sbagliata, mi dà 131, 175, 0, 0, che è diverso, infatti la X era riferita, visto male, scusate, era riferita a questa riga, ok? Questa riga qua non mi dà match, l'ok è riferito all'ultima riga, che è la riga di fuori. Infatti end bit a bit tra questo indirizzo e questo mi dà una riga, una stringa di tutti i bit 0 che corrisponde a questo. Allora ho un match sul gate di default e sulla rotta di default e un match su questa riga qua. Quale scelgo? Scelgo la prima riga perché nel routing indiretto vale la regola del longest prefix match. Quindi considero come più precisa l'informazione che mi viene data da una rete con prefisso più lungo. Ok? Quindi sceglierò questa riga qua. Altro esempio, questo altro indirizzo, andiamo avanti, qui ho tre match, stavolta sì, perché ho questo indirizzo maschera lunga 20. 4 bit mi passa 131 180 21.0 e il risultato è uguale, ma è uguale anche nel caso di maschera lunga 16. Maschera lunga 16 mi passa 131 180.0.0 che è uguale a questo, e come prima ho match anche sulla ultima riga che è il default. Allora qui ho 3 match, vige la stessa regola. Longest prefix match è quello dato da questa riga qua, perché ha un prefisso più lungo, maschera di lunghezza maggiore, 24, le altre ce l'hanno di lunghezza 16, di lunghezza 0. Ok? Domande? Se invece succede che non ho match da nessuna parte, comunque se ho questa riga avrò il match su quella, sulla riga 00 nel campo netmask e nel campo rete, comunque avrò un match su sopra e quindi quantomeno potrò andare sulla rotta di default. Ok? Domande? Certe volte
supponiamo, domanda, questo non c'è nel slide, insistito. Come potrei evitare di guardare ogni volta tutte queste righe secondo voi? Cioè, se io non trovo match qui sopra, ok, dovrò controllare la tabella di volumi. Qual è un modo efficiente per non vederle ogni volta tutte? Io qui ho fatto il conto su tutte le righe, ma non è necessario vederle sempre qui sopra. Controllare diciamo le righe bit per bit, le scuole sono diverse. Controllare che significa? Prendere l'indirizzo di destinazione? Se faccio un controllo 8 bit il 200 e questo però che trovo un match se trovi il match diciamo magari o salvi una la riga in un'altra tabella oppure semplicemente e poi che faccio? Vado avanti contro le altre righe che faccio? Quello che vi voglio a cui vi voglio fare arrivare è c'è un modo di organizzare questa tabella in modo tale che io ne controlli solo una parte, c'è cioè una. Lo vediamo per il network prolungato e prendiamo prima. Esatto, se io ordino come sono qua, per esempio, per netmask di lunghezza decrescente, una volta che becco il match, sono sicuro che tutti gli altri match sono sicuramente più corti. Quindi se le ordino per netmask decrescente, appena becco una riga col match mi posso fermare perché sono sicuro che se ho netmask di uguale valore come in questo caso ho 4 o 6 netmask di lunghezza slash 24 appartiene solo ad una di quelle 6 e quindi appena trovo quella mi fermo. Se invece poi sono costretto a scendere ancora più in basso e guardare righe con netmask più corta, sicuramente quando anche avessi altri match saranno match di lunghezza inferiore. Okay. Questo è un esempio di una tabella di routing di un host, attenzione, anche gli host saranno le tabelle di routing, questo perché? Perché di fatto le interfacce, gli indirizzi delle interfacce, quindi quelli che qui abbiamo visto al di fuori, sono comunque contenuti lì dentro. Diciamo, per convenzione noi li abbiamo messi fuori, però la cosa che si controlla in ordine prima le interfacce e poi le tabelle di routing. Anche, diciamo così, gli host. Solo che gli host hanno delle tabelle di routing particolari che sono costituite soltanto da righe relative alle proprie interfacce e grande forchetti, punto, non ci sono netstop. Quindi le tabelle di routing degli host sono tabelle di routing con soltanto le rotte di default al limite, o il default gateway, questo è il modo di dire default gateway per esempio, ok? E gli indirizzi delle interfacce locali. Potete osservare in un PC Windows quel comando lì, la tabella di routing locale. Come vedete, questa indicazione qua significa inoltre diretto, è un altro modo di dire inoltre diretto. Okay? Mentre gateway è di fatto il gateway di default. Nella tabella di routing dell'host, diciamo passaggio in questo termine, la corrispondenza con default gateway è data in modo analogo a quello che abbiamo visto finora. No? Qualunque match che non sia inoltre diretto è il default gateway, così come nel router era la rotta del default. Invece qui anche questo comando lo conoscerete forse, ipconfig/all, potete osservare l'indirizzamento arrivo su tutte le interfacce di rete del vostro La metrica è una metrica di costo che mi dà un'indicazione, in questo caso è generica, vedremo dopo con gli algoritmi di routing, che le righe, abbiamo finora assunto che queste righe esistano in una tabella di routing, ma esiste un modo per compilarle, ovviamente
nessuno le scrive manualmente, o meglio, possono essere scritte manualmente, ma internet, i router in internet sono fatti in modo tale da dialogare tra loro e scambiarsi delle informazioni al fine di compilare le proprie tabelle di routing. Questa cosa qua è fatta sulla base di una funzione di costo definita dal protocollo di routing che mi dice quanto spendo, quanto pago per arrivare a quella determinata destinazione. Quindi metrica sta per costo per raggiungere quella rete. Ma scusi, non ho capito come mai un host può avere più interfacce. Cioè, abbiamo parlato di dual roaming, in realtà io posso avere due interfacce, una wifi, una internet, eccetera. In questo caso qui speciale si vede che ci sono degli host, l'host con link a, innanzitutto questi sono gli indirizzi loopback, ok? Quindi è quella serie di indirizzi speciali che il router ha per indirizzare i pacchetti a se stesso. Che è il host ha per indirizzare i pacchetti a se stesso. Qui ci sono degli altri indirizzi di una rete locale, cioè privata, tra l'altro 192.168 sono reti private, e anche questo è un blocco di righe indirizzi privati. Questo significa che l'host è in quel momento lì connesso a due reti locali. In particolare, in questo dietro il mio portatile, se trovate, se avete installato la macchina virtuale del corso, vi verranno fuori più e siete contemporaneamente connessi ad un'altra rete locale, vi verranno fuori più interfacce, vi verranno fuori righe di questo tipo, di una rete locale e di un'altra rete locale. Perché avendo installato la macchina virtuale, il vostro host, il vostro portatile, ha creato una rete locale virtuale con la macchina virtuale e quindi è come se l'avesse fatto. Qui ha un'interfaccia IP verso il router che vi porta verso internet. Che nel momento in cui ho installato la macchina virtuale è come se lui avesse creato un'altra interfaccia verso l'altro host virtuale su un'altra rete locale e che quindi deve avere uno spazio di indirizzamento diverso da quello che c'era questo là. Ma quindi il suo IP address è diverso? Sì. In questo caso l'host fa dual roaming, ha due reti associate, reti locali associate. Okay. Domande? Ok. Abbiamo visto in passato che in alcuni casi è possibile avere situazioni sconvenienti del genere. Dicevamo, avevo fatto l'esempio quando parlavo della differenza, quando abbiamo introdotto il submetting, no? Mi dicevo, supponiamo di avere una corporate da 1000 host, succede che le reti di classe B sono troppo grandi, un'unica rete di classe C non ce la fa, quindi le posso assegnare o n blocchi di classe C o un unico blocco di classe B, però sprecando tanto. E avevamo visto che tramite il subnetting si poteva risolvere questa cosa. In generale però, provocare situazioni di questo tipo, quindi avere reti diverse, con indirizzi magari anche contigui, perché provenienti da un subnetting, comporta nei router della rete in generale il fatto di possedere righe distinte una per ciascuna di queste reti. Quindi al router R2 io ho una riga per questa rete, la 96, una riga per la 97, per la 98 e per la 99, quattro righe, ma tutte queste quattro righe sono accomunate dal fatto di avere la stessa prossima interfaccia di destinazione, quindi lo stesso resto, tutti i pacchetti indirizzati verso queste quattro reti sono tutti diretti, nel momento in cui arrivano in R2 saranno tutti diretti ad R3. Allora io vorrei eliminare questa ridondanza, vorrei avere un qualcosa di più efficiente che mi dica non soltanto i pacchetti destinati a questa rete vanno qua, ma voglio che tutti i pacchetti indirizzati a tutti questi host vadano verso di là, così controllo una riga tanto è la stessa informazione. Quando ci sono indirizzi contigui è possibile fare quell'operazione
chiamata super netting. Quindi è possibile raggruppare in qualche modo quell'informazione. Come si fa? Noi abbiamo visto maschere di default, per esempio la 24 bit nella classe C, ma ce ne siamo dimenticati. Abbiamo visto come si passa comunque da una maschera ad una subnet tramite l'aggiunta di alcuni bit, quindi rispetto a un blocco originario, non parliamo più di maschera di default necessariamente, quindi classi, ma rispetto a un blocco che è di dimensione slash 24, come in questo esempio, io posso definire la subnet mangiandomi un po' dei bit del campo std. E quei bit, 3 in questo caso, li uso per definire, per distinguere le sottoreti all'interno di questo blocco slash 24. Okay? Una cosa duale la posso fare mangiandomi un po' di bit a sinistra e creando una supernet. Quindi io posso definire sia una subnet ma anche una supernet. A cosa mi serve questa supernet? Se io prendo l'esempio di poco fa, ciascuna di quelle quattro reti slash 24 era la 96.0, 97.0, 98.0, 99.0 slash 24. Allora, tradotto in binario, queste quattro cose fanno quello che c'è scritto qui. Siccome siamo in slash 24, allora i primi 16 bit sono sempre uguali, 213, 2. Li ho scritti, ma avrei voluto anche fare così. 96, 97, 98, 99 sono diversi. Come vedete, ho questi bit, ma alla fine, traducendo in binario, ho dei bit diversi. È chiaro, le reti sono diverse, no? Ma osservo che queste quattro reti hanno in comune non soltanto i primi 16 bit, ovviamente, questo è evidente, no? 213, 2 si ripete, ma nonostante il terzo byte siano numeri differenti, esistono anche degli altri bit all'interno del terzo byte che sono in comune tra queste quattro reti. In particolare i primi 6. I primi 6 sono uguali a tutti e 4. Allora io posso, usando un approccio inverso a quello che è il subnetting, posso considerare l'insieme di queste quattro reti come una supernet identificata da cosa? Da tutti quei bit che hanno in comune queste quattro. E quindi avere una supernet mask di lunghezza un po' meno di 24. Tutto quello che hanno in comune è 22 bit. Quindi una supernet con netmask 22. Con supernet mask 22. E tutto quello che hanno in comune, quindi se io metto nel campo a destra di questa supernet 0, quello che ottengo è 213.2.96.0/22, che è l'indirizzo della supernet, no? Ho messo 0 laddove non c'è uguaglianza tra le quattro reti. Ok? In questo caso qui ho definito la supernet come l'intero blocco di queste quattro reti. Se faccio il procedimento inverso, quindi se parto da questo blocco e mi mangio dei bit in più, è quello che stavo facendo quando ho fatto il subnetting, no? Quindi supponendo di partire da un blocco slash 22, definire una netmask un po' più lunga, per esempio slash 24, mi consente di prendere da questo blocco qua, 213.2.96.0 slash 22, quattro reti distinte su questi due bit, quattro sottoreti distinte su questi due bit, no? Quindi sono l'uno reciproco dell'altro, supernet e subnet. E quindi posso raggrupparle in questo modo. Già cominciamo a subodorare il vantaggio di fare questa cosa. Attenzione però, qui ho 96, 97, 98, 99, sono contigui, bene, non è sempre così facile. Qui ho, no, sono andato un passo indietro, anziché avere da 96 a 99, da 95 a 98, non è sempre così facile. Qui se traduco in binario, cambio molto, in comune hanno
non più i primi 16 ovviamente, ma hanno i primi, scusate, non più i primi 22, ma hanno in comune i primi 18. Quindi l'unico modo che ho di raggruppare queste quattro reti è creare una SuperNet 18. Okay? Quindi la SuperNet MASP in questo caso sarebbe 18 e quindi l'indirizzo della SuperNet sarebbe 64.0, perché mettendo 0 in tutti questi bit quello che mi rimane è questo, cioè 64. Attenzione! Questa SuperNet qua non racchiude soltanto queste quattro, ma racchiude anche tutte quelle che hanno qualcosa di diverso su tutti i 6 bit, non solo sugli ultimi due come succedeva prima. Quindi se io passo da 18, da slash 18 a slash 24 come queste, ho 6 bit di variabilità per distinguere le subnet, quindi ne ho 2 alla 6 di sottoreti, non solo 4. Ok? Mi sto raggruppando, ma in modo molto più ampio. Quindi qui dentro sto facendo rientrare anche altra roba che non c'era qui dentro. Ok? A meno di questi casi difficili, se ritorniamo all'esempio precedente, ho raggruppato tutte queste quattro reti con l'unica riga, la tabella di routing, riferita non più a ciascuna subnet, ma riferita alla supernet. Quindi prima qui avevo quattro righe con le quattro reti e maschera slash 24, qui ho un'unica riga in cui il gruppo è identificato dalla supernet, tant'è vero che la maschera non è più slash 24, ma è slash 22. Slash 252 significa 255 meno 3. 3 sarebbero gli ultimi due bit, quindi mi sono tolto gli ultimi due bit. Quindi non è più slash 24, ma è slash 22. Ok, l'avevo calcolato prima. E quindi ho un'unica riga riferita a tutti questi blocchi, a tutte queste reti. SuperNet. Ok? Questa tecnica qui si chiama aggregazione di rotte, ora la aggregazione. E io ho aggregato rotte identiche per andare in posto in reti con indirizzi continui. Questa cosa è efficace nel momento in cui io voglio ridurre, voglio contenere la crescita delle tabelle di routing e anche per gli algoritmi di routing, cioè per quegli algoritmi che mi servono per popolare, per compilare queste tabelle. Questo perché? Che anziché annunciare, anziché fare advertisement di tutte queste quattro reti, io faccio advertisement dell'unica supernet, no? Cioè il router R3 che sarà incaricato di dire al mondo esterno guardate che attraverso di me si arriva a tutte queste quattro reti, invece di dire root advertisement per la prima, quindi invece di fare questo annuncio per la prima, un altro annuncio per la seconda, eccetera, eccetera, ma un unico annuncio per la SuperNet. E questo è comodo, per esempio, per gli ISP, perché se io ho una rete, un ISP che serve diverse company, diversi siti, ad esempio, ciascuno con il proprio spazio di indirizzamento un po' più stretto, no? Per esempio, queste sono reti 24, slash 24, altre reti slash 24, eccetera, eccetera. Tutte queste sono parte di un'unica SuperNet slash 21. Tutte queste sono parte di un'unica SuperNet slash 22 e così via. Queste qui di due distinte SuperNet slash 23. E tutte queste quattro SuperNet sono tutte figlie di una SuperNet ancora più grande, quindi posso aggregare ancora di più tutti questi indirizzi sotto questo qua. Allora, questo ISP, il router che interfaccia questi utenti al mondo esterno, non ha bisogno di annunciare ciascuna di queste qua, di queste N reti, e non ha nemmeno bisogno di annunciare ciascuna di queste quattro SuperNet.
ma può annunciare un unico blocco, un'unica, diciamo così, supernet, no? Cioè che è l'aggregazione di quattro supernet, ciascuna a sua volta aggregazione di altre sottoreti, tramite un unico annuncio di rete. Occhio, mi sono accorto l'altro giorno che qui le slide c'è scritto 0, non 16. Correggetelo. Qui è 225.16.0/20. Ok? Voi dovreste avere scritto 25.0.0, sbagliato. Sto annunciando la supernet. Ok? Perché questo annuncio dice. È come dire, annunciare questo blocco, è come dire attraverso di me potete raggiungere tutti gli indirizzi che fanno parte di questo blocco e quindi anche questi qui dentro. In questo modo si possono ridurre, laddove non serve avere quell'informazione così puntuale sulla sottorete, si possono ridurre le righe nelle tabelle di routing. In particolare se io ho qui dentro una rete, un blocco, una supernet che corrisponde a un blocco, uno spazio di indirizzamento, questo qui, maschera questa, 224 sarebbe 255 meno 30 meno 31, sì, meno 31 significa 31 i primi 5 bit, quindi sarebbe una maschera lunga 24 più 3, 27. Ok, questa subnet mask fatta in questo modo tradotta in una stazione flash n è slash 27. Allora, questo spazio di indirizzamento è uno spazio di indirizzamento in cui la rete è questa qua, il log è questo qua, e le subnet sono con questa maschera qua. Per tutti i pacchetti destinati a questi host che stanno qui dentro, l'importante è arrivare qui. Quindi l'importante è prendere una rotta che mi porti qui, non mi interessa poi come verrà fatto l'indirizzamento qui dentro. Quindi per esempio, da questo lato qui c'è da mandare un pacchetto all'host 3475, che è qui, e da questo lato qui si deve mandare un pacchetto all'host 3433, che è qui su un'altra rete. Adesso lo vediamo meglio. Allora, ciascuno di questi quattro router A, B, E e C, A, B, C ed E, non hanno bisogno di conoscere l'informazione precisa per arrivare fino all'informo. Innanzitutto perché ciascuno di questi ragiona come next stop, quindi l'unica cosa che gli interessa è il prossimo passo. Quindi per A che sta trattando questo pacchetto, il prossimo passo dovrà essere B, perché B è la strada che ti porta fino a destinazione. Okay? Allora, l'unica riga di cui avranno bisogno questi router, e in particolare A ed E che tratta l'altro pacchetto, sarà quella riga sulla supernet, quindi su 162.12.00 intero blocco. Ok, qui non c'è la maschera, diciamo finta che sia quella dell'intero blocco, non è specificato. Ok? E quindi faranno l'inoltro sulla base della supernet, della riga corrispondente alla supernet. Quindi il primo pacchetto arriverà fino a D perché A e B hanno la riga corrispondente alla supernet. A ha next stop 193.1.1.36, che è questa interfaccia del router D, e B ha come next stop per quella stessa supernet 145.54.35, che è questa interfaccia del router D, che è del router di bordo della supernet, del router di confine della supernet. Stessa cosa è ha la corrispondenza tra la supernet e l'interfaccia 145.54.35, che è la stessa interfaccia che c'era qui, no? Quindi sempre la stessa interfaccia di D, del router D. Una volta arrivati qui i pacchetti, allora l'IPSI, che D deve decidere che strada far prendere internamente all'interno della supernet ai due pacchetti. Il primo è lì, quindi dovrà avere righe diverse, dovrà conoscere lo spazio di indirizzamento all'interno della supernet.
come sono suddivise le varie sale. Allora, se ha queste righe, una per la rete 64.0, traduciamo, questo era, abbiamo detto, slash 27, ok? La rete 64.0 è una rete di questo tipo, 0, 1, 0 e 5 volte 0. La rete 32/27 è una rete del tipo 0, 0, 1 e 5 volte 0. Ok? Allora, una volta che il router D riceve il pacchetto blu e il pacchetto rosso, fa la stessa cosa che siamo abituati a fare noi, in ordine diretto oppure in ordine indiretto. Siccome c'è comunque un altro router di mezzo, l'inoltre sicuramente non sarà diretto, sarà indiretto, quindi andrà a vedere le tabelle di routing. Nella tabella di routing prende il primo pacchetto, lo traduce in binario, tradotto in binario, end ditta bit con la maschera slash 27 che corrisponde alla prima riga, mi dà 0, 1, 0 e 5 volte 0. Questo è 75 tradotto. Sto volendo capire a quale, se questo indirizzo appartiene alla rete slash 27 prima di queste due. End bit a bit tra 75 e la maschera slash 27 mi fa passare 010, che è uguale allo 010 della rete 64. Allora questo pacchetto, questa destinazione, appartiene alla subnet 3464 slash 27. Allora, il router D andrà a rivolgersi al next hop, questo qui, 12.1.1, che è questa interfaccia qua, qui, e quindi manderà il pacchetto da questo lato. Stessa cosa viene fatta con questo pacchetto, se traduco in binario e faccio end bit a bit, con la maschera sempre slash 27, mi viene fuori e rimane 001, che è lo 001 della punto 32 che c'è scritta qua. Allora il next hop sarà 1.33, cioè questa interfaccia. E infatti il pacchetto viene mandato su questo link qua, next hop. Poi questi due router, ciascuno dei due farà eventualmente il nostro diretto se siamo già arrivati a destinazione. Ok? Abbiamo visto che guardando le tabelle di routing ci possono essere match diversi, ma abbiamo anche visto come facilitare il controllo delle tabelle di routing nel momento in cui io ordino le righe con maschera decrescente. In alcuni casi è possibile comunque avere match diversi, perché, come abbiamo visto, e quindi nel caso in cui ho match diversi, scelgo tramite longest prefix match la rotta col prefisso più lungo. Questa è la regola che abbiamo visto finora, no? Quindi, per esempio, pacchetto di destinazione questo qui, tradotto in binario, traduco le tre rotte, le tre reti in binario, e ho match su ciascuna di queste tre, semplicemente perché ho cambiato la maschera. È comunque utile avere, è importante avere longest match, perché, come vi dicevo, un'informazione con prefisso più lungo è più puntuale, più precisa. E in certi casi questa cosa mi permette di fare il cosiddetto exception routing, quindi routing ad eccezione. Io posso volere indirizzare da una parte un intero blocco, ma solo una porzione di quel blocco lì da un'altra parte. Quindi io posso per qualche motivo decidere che un certo router, quindi se mi arriva un pacchetto di destinazione, per qualche motivo che vedremo tra un po', posso avere un blocco indirizzato da una parte e un sottoblocco, una porzione di quel blocco più grande da mandare da un'altra parte. Quindi vedete qui, se questo è lo spazio di indirizzamento complessivo, io posso decidere che questi indirizzi qua, questo range qui, quindi un blocco ad esempio slash 20, lo mando sulla porta 1, e un blocco slash 24 incluso dentro questo slash 20 lo mando sulla porta 4 da un'altra parte. Questa cosa mi è consentita
solo grazie all'adozione dell'home static matching, perché nel momento in cui io ho un indirizzo all'interno di questo blocco grande, avrò un matching sicuramente con la riga corrispondente al blocco slash 20, ad eccezione, di quegli indirizzi che sono parte di questo blocco piccolo slash 24. Per quegli indirizzi là io avrò un matching sia sul blocco grande, perché sono parte del blocco grande, and con la maschera 20 mi darà un match, ma avrò un match anche qui dentro il 24. E quindi io posso decidere di inviare alla porta 1 tutti i pacchetti con destinazione qui dentro, ad eccezione di, eccetto quelli che stanno qui dentro, exception routing, concesso tramite l'onde previous match, perché il 24 è maggiore del previsto 20. Quando questa cosa è capita? Quando capita questa cosa? Perché mai io dovrei volere mandare da una parte diversa un blocco di IP che sono contenuti all'interno di un blocco più grande che si trova da una parte, da un'altra parte? Esempio, supponiamo di avere una dei router connessi tra America e Europa, ok? E che la regione europea abbia questo spazio di indirizzamento. Allora il router che si interfaccia verso l'America, vediamo che ce ne siamo solo, ma i router che si interfacciano verso l'America invieranno come annuncio di rete, abbiamo detto, quello della SuperNet. Quindi se tutti gli indirizzi che si trovano in Europa sono parte del blocco slash 7, questo qua, quindi se tutti quelli che stanno qui dentro sono qui, per un router che si trova a New York, raggiungere un qualunque degli indirizzi che stanno qui lo si fa tramite il passaggio da questo router, no? Quindi l'annuncio di rete, l'annuncio della SuperNet può avvenire in questo modo. Cosa succede se un blocco di questi indirizzi IP viene trasferito, per esempio perché un'azienda trasferisce un suo dipartimento da un'altra parte, in Messico, esempio, e non vuole riassegnare gli indirizzi IP nuovi? Si vuole portare dietro, perché non vuole riorganizzare tutto lo spazio di indirizzamento di tutti i propri host e i propri dispositivi di configurazione delle reti interne, ma vuole mantenere quegli indirizzi là. Ovviamente se è un blocco più piccolo, parte di questo slash 7, nel momento in cui arriva a questo router da una qualunque destinazione, un pacchetto destinato a questo blocco, se rimaniamo con la regola di questo annuncio di rete, lui dovrebbe inviarlo in Europa, quando invece sarebbe necessario dirottarlo verso sud, verso il Messico, che è da New York verso sud. Allora questa cosa si risolve, quindi ovviamente il pacchetto farà un giro strano. Questa cosa si risolve facendo un ulteriore annuncio di rete, stavolta con un'informazione più puntuale, quindi con un annuncio di rete su una subnet rispetto a questo blocco slash 7, o un annuncio più preciso slash 21, di modo che nel router New York si crei una riga slash 7 e una riga slash 21 di un blocco figlio di questa slash 7, in modo tale che quando arriva il pacchetto che è destinato a un IP di questo blocco avrà, si faranno due match, uno con questo blocco intero e uno con questo. Il longest prefix match gli darà slash 21, chi privilegerà slash 21, e quindi il pacchetto andrà verso sud, verso il Messico. Questo è uno dei casi in cui il longest prefix match è importante, no? Altro caso, ho un'organizzazione con uno spazio di indirizzamento, cambio gli SP, quindi prima sono su un ISP alba, poi passo da un altro ISP, mi voglio anche qui riportare gli stessi indirizzi,
siccome Amazon gestisce tutto lo spazio slash 16, che era è uno spazio più grande di cui è contenuto lo spazio slash 21 della mia organizzazione, allora da quel momento in poi l'ISP nuovo, oltre ad annunciare il proprio spazio di indirizzamento, che era il 199.99.32.00, che era quello di sua competenza, visto che ha acquisito questo nuovo cliente, diciamo così, questo nuovo spazio di indirizzamento, che non è parte del 199, ma è parte di quell'altro, allora deve anche lui annunciare questo nuovo blocco. Cioè deve dire al resto del mondo, guardate che per raggiungere l'organizzazione A, cioè questo spazio di indirizzamento rosso, dovete passare attraverso di me. E qui, grazie all'Ondes Prefix Match, grazie all'Exception Routing, consentito all'Ondes Prefix Match, si può avere match sia sulla riga con prefisso 21 sia sulla riga con prefisso 16 e quindi privilegiare eventualmente questa perché è prefisso 21. Facciamo questo e poi andiamo in pausa. Domande di qui? Allora, NAT l'ho citato diverse volte. Prima di parlare nello specifico di NAT, arriviamo al problema del NAT. Come sapete, Internet è una collezione di reti interconnesse. Tra queste esistono anche reti private, reti intranet, okay? Quindi reti che sono generalmente interconnesse attraverso dispositivi di vario genere. Quindi reti di host, che come vedremo verso la fine del corso possono essere interconnesse non soltanto da dispositivi stupidi, diciamo così, come possono essere switch o hub, oppure dispositivi, pure reti a bus, questo genere di rete Ethernet, per esempio una rete a bus, le prime reti Ethernet, questa topologia di rete si chiama rete a bus, possono anche non essere interconnesse tramite dispositivi di questo genere, ma possono essere anche interconnesse da router. Organizzazioni intranet più complesse possono essere interconnesse attraverso router. Qui la sigla EG ed IG sta per external gateway e internal gateway. Quindi in generale una rete internet è costituita da una collezione di reti, tra cui anche reti private, reti in cui gli host non necessariamente devono comunicare con l'esterno, ma possono usufruire di servizi locali, di servizi offerti dalla intranet stessa, quindi non necessariamente hanno la necessità di andare verso il mondo esterno. Allo stesso modo, la intranet può anche offrire servizi al mondo esterno, quindi si pone il problema di come far arrivare gli host esterni all'interno di questa intranet. Okay. Quindi questo genera una serie di problematiche di sicurezza, di gestione degli indirizzi, eccetera. Un primo modo, diciamo così, rozzo, è quello di far utilizzare agli host che non hanno bisogno di andare verso l'esterno degli indirizzi privati e agli host che possono essere toccati da fori, che possono essere raggiunti da fori e che a loro volta possono andare verso il mondo esterno, fargli parlare attraverso indirizzi pubblici. Come abbiamo detto altre volte, gli indirizzi privati sono degli indirizzi che non possono viaggiare in pacchetti su internet, in pacchetti su una rete pubblica, ma possono viaggiare soltanto all'interno di una rete privata. Per questo motivo gli indirizzi privati possono essere utilizzati in diverse reti private, no? Quindi a casa mia il mio router può creare una rete locale con uno spazio di indirizzamento che è identico a quello che si trova su un altro router in un'altra rete domestica, che è 192.168.1.0, l'indirizzo di rete di casa mia, ma può essere l'indirizzo di rete di un'altra rete domestica. Questo perché sono indirizzi privati. In ogni caso, prima o poi può nascere l'esigenza di mettere in comunicazione gli host privati col mondo esterno. Quindi nasce l'esigenza di far uscire i pacchetti generati da questi host che hanno indirizzi più privati verso internet e quindi in qualche modo
risolvere il problema dell'indirizzamento privato presente in una rete pubblica. Questa cosa si può fare in alcuni modi, per esempio tramite o tramite proxy. Banalmente, se io ho un proxy all'interno di una rete privata e il mio host locale si rivolge sempre all'indirizzo, si rivolge sempre al proxy, poi demanda al proxy tutti i compiti, il proxy, lavorando all'indirizzo di pubblico, poi manda lui il traffico verso l'esterno, si mette in mezzo, ma a livello applicativo. Quindi io creo una connessione di livello applicativo, come abbiamo visto nella prima parte del corso. Un modo un po' più sofisticato è usare NAT, ovvero usare il Network Address Translation, cioè la traduzione degli indirizzi. In generale, se io ho un certo numero di host N all'interno di una rete privata, non necessariamente tutti questi N host hanno bisogno di andare contemporaneamente verso fuori, verso l'esterno, quindi non necessariamente ho bisogno di N indirizzi IP pubblici, uno per ciascun host. Quindi in linea, in prima battuta, posso avere a disposizione per N host privati un sottoinsieme K di indirizzi, un sottoinsieme di dimensione K di indirizzi IP pubblici. E l'idea è quella di associare, ogni volta che un host vuole andare verso l'esterno, associargli uno di questi qua, K indirizzi IP pubblici. Quindi fare questa traduzione dell'indirizzo IP da privato a pubblico. In questo modo, qui a sinistra ho la rete privata, a destra ho internet. In questo modo, se qui ho degli host associati agli indirizzi IP a cui sono associati gli indirizzi IP privati, vedete, questi sono due indirizzi IP di una rete privata, questi manderanno i pacchetti al mio router, in cui al router di bordo della mia rete, in cui abilito questa funzionalità NAT di traduzione degli indirizzi, e questo NAT, osservando una tabella di corrispondenza tra indirizzi privati e indirizzi pubblici, cambierà l'indirizzo sorgente del pacchetto per permettergli di andare in internet. L'indirizzo sorgente, che originariamente dentro era 10.0.0.2 per esempio, quindi un indirizzo privato, non può andare immutato in internet, perché non può girare con l'indirizzo privato, ma deve essere trasformato in un altro indirizzo pubblico, uno dei K a disposizione del NAT. Ok? In questo contesto qui, quindi, ogni volta che un host va fuori, gli associo un indirizzo IP pubblico. Ancora, questa cosa non ha un'efficienza in termini di scalabilità, nel senso che comunque, se traduco solo in questo modo, mi serviranno tanti indirizzi IP pubblici quanti sono gli host che contemporaneamente vorranno andare in rete, vorranno andare in internet. Perché se contemporaneamente questi due host devono mandare un pacchetto verso l'esterno, devo associare a 002 un indirizzo IP e a 003 un altro indirizzo IP. Perché chi riceverà questi due pacchetti con due origini diverse dovrà capire che quei pacchetti sono diversi, sono provenienti da sorgenti diverse. E allo stesso modo, nel momento in cui i server risponderanno, i server o gli altri host che sono stati raggiunti da questi indirizzi, da questi due pacchetti, risponderanno, il NAT dovrà capire a chi mandare il pacchetto, a quale di questi host mandare il pacchetto, e lo farà leggendo al contrario la NAT table. Quindi, esempio, se l'host 2 deve mandare un pacchetto ad IP A, nel momento in cui il pacchetto viaggia qui dentro, sorgente e destinazione sarà sorgente 002 e destinazione IP A, esterno alla rete. NAT tradurrà l'indirizzo sorgente da 10.0.0.2 a, vado a leggere nella tabella. L'indirizzo di destinazione sarà sempre IPA, quindi il NAT creerà un pacchetto in cui cambia soltanto la sorgente. La destinazione è sempre il server che sta da un'altra parte.
Nel momento in cui questo server legge il pacchetto che gli arriva, vede che sta inviato da un indirizzo IP che non è 10.0.0.2, perché non lo conosce più, da qui in poi 10.0.0.2 non esiste, ma se lo vede arrivare da 192.69.1 e quindi potrà rispondere a 162.192.69.1. Nel momento in cui questo pacchetto arriva al NAT con indirizzo di destinazione 192.69.1.1, rileggendo al contrario la NAT table, il NAT saprà che quel pacchetto è da inviare a 10.0.0.2 e quindi al ritorno all'interno della rete privata ritradurrà l'indirizzo di destinazione stavolta da 192.69.1.1 a 10.0.0.2. E se questa cosa viene fatta contemporaneamente anche da un altro host, è necessario avere due indirizzi IP pubblici. Ok? Quindi devo avere tanti indirizzi IP pubblici quanti sono gli host che contemporaneamente devono andare all'esterno. Questa cosa però non è ancora scalabile, non è ancora particolarmente efficiente. Quello che invece è più efficiente è una versione evoluta di NAT. Si chiama NAT, ovvero Network Address and Port Translation. Cioè io non solo traduco l'indirizzo di rete, il network address, ma traduco anche il port address, il numero di porta. Come? Questa volta, purtroppo l'esempio è così, la rete intranet, la rete privata è a destra, ok? Quindi al contrario di questa prima. Questo è il NAT, questa è la rete privata 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, okay? E questo è a sinistra, c'è il mondo esterno. Anziché tradurre solo, come vi dicevo, solo l'indirizzo IP, io cambio anche il numero di porta. Questa cosa mi consente di avere a disposizione non più K indirizzi IP, ma un indirizzo IP per tutti gli host, anche contemporaneamente uscenti verso l'esterno. Quindi se anche io avessi più host che contemporaneamente inviano pacchetti verso l'esterno, tramite NAT io posso rimapparli su un unico indirizzo IP. Come? Grazie all'aggiunta delle informazioni di traduzione sulla porta. Sulla porta, la porta è esattamente la porta di cui parliamo, di cui abbiamo parlato a livello applicativo e a livello di trasporto. Il numero di porta. Esempio, questo pacchetto, questo host, invia un pacchetto nella rete locale diretto però a un server web, perché la porta è la numero 80, che ha l'indirizzo IP 128.119.40.186. Come sappiamo, l'host è caratterizzato da un indirizzo IP e da un numero di porta lato client scelto arbitrariamente tra le porte dinamiche. Quindi, per esempio, il numero di porta 3345. Nel momento in cui questo pacchetto arriva al NAT, ok, io non solo traduco l'indirizzo IP con l'indirizzo IP pubblico che ho a disposizione su questa interfaccia, che è 138.76.29.7, ma cambio anche il numero di porta. Quindi il NAT viola un po' quello che vi ho sempre detto dei router che lavorano fino a livello 3, perché cambia il numero di porta. Il NAT altera, deroga un po' questa regola, perché altera anche il numero di porta contenuto nei segmenti TCP o UDP. TCP in questo caso, perché parliamo di server web. Quindi cambio l'indirizzo IP in 138.76.29.7, che è il mio indirizzo IP di cui dispongo nel NAT, e cambia anche il numero di porta di origine di quel pacchetto. Quindi qui dentro, in internet, il pacchetto viaggerà sempre con destinazione
quella che aveva generato l'host, no? Quindi sempre lo stesso server web, perché è sempre quello che devo raggiungere, sempre sulla stessa porta 80, ma con indirizzo IP sorgente e porta sorgente per quello che ha decisionato. Al ritorno il pacchetto che sarà inviato dal server web avrà sorgente, indirizzo IP e porta, quelli del server web, destinazione chi, quelli di chi lo sta contattando, che sono quelli tradotti dal NAT, cioè 138.76.29.7 porta 5001, che era quella che aveva scelto il NAT, lato one, wireless network, lato internet. E una volta arrivato al NAT, questo pacchetto con destinazione quella lì, potrà essere riconvertito con gli indirizzi di destinazione quelli dati dalla lettura al contrario della tabella NAT. Quindi tramite il numero, tramite il solo numero di porta, io posso dedurre chi era l'indirizzo IP dell'host e il numero di porta dell'host. Questa cosa è importante. Innanzitutto il numero di porta, cioè mappare una coppia IP porta con un numero di porta esterno diverso, mi permette di fare fino a quanti? In teoria un campo a 16 bit il numero di porta, quindi in teoria fino a 2 alla 16 combinazioni diverse. Ovviamente abbiamo delle limitazioni perché ci sono dei numeri di porta sorgente che non posso utilizzare, ma un numero grande di porte. E tramite il solo numero di porta io posso mappare l'intera coppia IP porta lato interno. Questo cosa significa? Che lo stesso host, se apre due processi diversi, e vi dico di più, magari anche verso lo stesso server, lui sceglierà due porte diverse. E quindi saranno due porte diverse, perché sarà una coppia 10.0.0.1 porta X, un'altra porta, un'altra coppia 10.0.0.1 porta Y, e ciascuna di queste due coppie sarà associata, compito del NAT, a una porta distinta, lato esterno. Quindi sarà una porta, il D è quello, sempre quello unico. La porta dovrà essere compito del NAT associarla in modo distinto. Quindi sia l'host, l'host di suo ha una coppia unica per ciascun processo IP porta, quindi quantomeno distingue la, il numero di porta, e quindi può essere fatta l'associazione a una porta specifica sul NAT. A maggior ragione può essere diverso, sarà diversa la coppia su un altro host, perché quantomeno cambia l'indirizzo IP. Quando anche due host comunicassero con lo stesso server, quando anche comunicassero scegliendo, estraendo a sorte due numeri di porta distinti, due numeri di porta identici, comunque la coppia IP porta è diversa perché cambia l'IP tra un host e un altro. E quindi anche in quel caso il NAT può associare un numero di porta diverso ai due host. Un ulteriore grado di libertà, un'ulteriore flessibilità si può aggiungere mappando non solo l'IP e la porta, lato LAN, ma anche il destinatario. In questo modo qua io posso associare, posso avere un ulteriore grado di libertà nell'associare, nell'identificare col numero di porta un flusso end-to-end. Tuttavia questo problema qui, questa associazione qui, crea dei problemi nell'inserimento di server pubblici all'interno di una rete privata. In linea di principio io posso comunque avere un server qui dentro, ok? Un server con un indirizzo privato, a patto che io dica che quel server è raggiunto non col suo indirizzo privato ma con l'unico indirizzo IP pubblico qui dentro, no? E a patto di dire sul NAT che tutti i pacchetti, per esempio il server web che si trova qui dentro con indirizzo privato porta lato server numero 80,
sarà la stessa porta lato server numero 80 che verrà contattata dagli host dall'esterno. Quindi l'host che volesse raggiungere quel server lì dovrà mandare un pacchetto con numero di porta 80 e l'indirizzo IP quello dell'interfaccia esterna. E se io creo una regola nel NAT che mi dice che tutti i pacchetti indirizzati a quella porta 80 vanno al server quello lì, sono a posto. Il problema è che questa cosa vale intanto che ho un server sulla stessa porta. Se io avessi due server web e un unico indirizzo IP a disposizione, potrei creare solo una regola che mi dice gli indirizzi, i pacchetti che arrivano alla porta 80 vanno ad uno dei due server. Non posso gestire due server web con questa semplice regola. Esistono però dei metodi, vediamo, di altri protocolli, che permettono comunque di ospitare più server anche con gli stessi servizi su una rete privata. Domande? Va bene, facciamo un po' di cosa. Vediamo, iniziamo a vedere adesso più nel dettaglio le varie funzioni di livello di rete. Fino adesso abbiamo parlato quasi esclusivamente di indirizzamento e di nome anche. Adesso iniziamo a vedere il cosiddetto data plane. Come vi dicevo tempo fa, i protocolli di livello rete sono genericamente distinti in protocolli di data plane. Il protocollo data plane principe, il protocollo IP, ovvero quello che si occupa di scambiare effettivamente i pacchetti, e i protocolli cosiddetti di control plane che servono di supporto ad IP, quindi servono a svolgere funzioni tipo compilare le tabelle di routing, i protocolli di routing, oppure effettuare diagnostica di rete, i protocolli di diagnostica, oppure fare altre cose tipo compilare le tabelle MAC, ad esempio protocollo ARP, e vedremo alcuni tra un po'. Adesso ci concentriamo invece sul data plane, quindi cominciamo a vedere le funzioni del protocollo IP. Vedremo prima in dettaglio il pacchetto, il protocollo IP versione 4 e poi più velocemente il protocollo versione 6 che diciamo per differenze rispetto al protocollo IP di controllo. Allora, come sappiamo, IP maneggia dei pacchetti, quindi è un protocollo di tipo connectionless che usa la commutazione del pacchetto in modalità datagram, quindi non crea dei circuiti virtuali. Ciascun pacchetto, anche con la stessa destinazione, è in linea di principio trattato indipendentemente, è trattato in modo diverso, in generale è trattato in modo diverso dagli altri. Quindi in ogni caso i vari pacchetti trattati dai router in una rete IP sono trattati indipendentemente l'uno dall'altro e ciascuno, e per ciascuno ogni volta una storia a sé. Ed è costituito ciascun pacchetto IP chiaramente da un payload che è nient'altro che ciò che viene passato dai livelli superiori, quindi la unità informativa del livello di trasporto, e da un header. Ovviamente attraverso l'header si svolgeranno le funzioni tipiche del livello IP, una di cui in cui abbiamo parlato in abbondanza è la funzione di nodo. Quindi nell'IP header mi aspetto che ci sia un campo dedicato all'indirizzo di destinazione che mi permette di effettuare di svolgere la funzione di routing tipica del livello IP, cioè la funzione di nodo tipica del livello IP. Un'altra caratteristica importante di IP è quella di essere non affidabile. Si dice che IP è un protocollo di tipo best effort, cioè fa quanto di meglio si può per le proprie possibilità per fornire il servizio di trasporto dei pacchetti da un lato all'altro della rete. Si dice best effort, non è affidabile, non si preoccupa di garantire la consegna dei pacchetti, né tantomeno si preoccupa di garantire l'ordine con cui questi pacchetti arrivano a destinazione. Questa serie di funzioni, quindi
nel risequenziamento dei byte abbiamo visto che è svolto a livello TCP. La richiesta di ritrasmissione, quindi il controllo di errore o eventualmente di congestione, è svolto a livello TCP. IP non si preoccupa di controllare questi eventi dannosi per la trasmissione ed è quindi poco affidabile e connectionless. Altri servizi, abbiamo parlato in abbondanza dell'indirizzamento, quindi gestisce il modo in cui io posso raggiungere un host remoto, che abbiamo visto qualcosa finora, abbiamo visto un altro, diretto e indiretto negli host e nei router, lo completeremo con i protocolli di routing. La rivelazione di errore in realtà c'è in misura opzionale, diciamo così, ma è svolta soltanto sull'header del pacchetto IP. Il controllo di integrità del pacchetto non è svolto su tutto il pacchetto, quindi non viene controllato soltanto, non viene controllato se l'intero pacchetto è corretto o meno, ma viene controllato se l'header è corretto o meno. Se in modo analogo a quanto succedeva con UDP, il controllo di errore funzionale. In ogni caso non c'è nessun recupero di errore, quindi non ci sono, nel momento in cui viene individuato un errore, non si richiede una ritrasmissione come ad esempio con i protocolli stop and wait, back end, selective repeat, cosa che invece viene fatta a livello di trasporto in TCP, ma ci si limita soltanto a segnalare che l'errore si è verificato. Questo lo si fa tramite un altro protocollo in realtà che è fratello, diciamo così, di IP, si chiama ICMP, che vedremo dopo, Internet Control Protocol, Message Protocol. IP garantisce anche la massima vita di un pacchetto. Per qualche motivo un pacchetto può a un certo punto essere obsoleto in rete. IP garantisce che dopo un certo tempo questo pacchetto viene scartato. Quindi se gira in rete troppo tempo, se fa giri strani ad esempio, perché le tabelle di routing sono compilate male o per qualche motivo in qualche router generano degli errori per cui la rotta che il pacchetto prende è troppo lunga, vedremo come IP gestisce questa garanzia qui, come IP gestisce l'evento di obsolescenza del pacchetto stesso. Gestisce infine la operazione di frammentazione dei pacchetti e riassemblaggio. Come forse vi ho detto un po' di lezioni fa, in alcuni casi le entità di livello rete in IP possono dover frammentare un pacchetto in funzione della cosiddetta MTU di livello più basso. I livelli inferiori di livello rete, livello 2, definisce una dimensione massima del payload che può contenere, quindi una dimensione massima del pacchetto IP che può essere passato da IP verso i livelli inferiori. Questa quantità si chiama MTU, l'avevamo vista quando avevamo parlato di TCP, e in quei casi lì, quindi nei casi in cui il pacchetto IP generato a livello 3 sarebbe troppo grande da essere contenuto in una MTU di livello 2, allora IP si deve preoccupare di frammentare il pacchetto. E in quel caso lì si dovrà poi preoccupare di riassemblare il pacchetto originariamente frammentato. Vedremo tra un po' come. Formato del pacchetto IP. Anche qui, come succedeva in TCP, c'è una parte fissa da 20 byte e una parte opzionale che può essere lunga fino a 40 byte. Ok? Vediamo qua alla volta i cambi. Ah, altra cosa, la dimensione massima di un pacchetto IP va da 20, nel caso in cui ho solo la parte di header minima, fino a 65.500. Quindi questa è la dimensione massima che un pacchetto IP può avere. Vediamo un po' alla volta questi campi dell'header, che sono quelli attraverso cui appunto si gestiscono le funzioni fornite dall'header IP.
I campi sorgente e destinazione, i P sorgente e destinazione sono ovviamente campi, ciascuno da 32 bit, quindi una, ciascuna di queste righe è una parola da 32 bit, quindi sono 4 byte. Abbiamo visto in abbondanza gli indirizzi. L'header del pacchetto contiene sia l'indirizzo sorgente sia l'indirizzo di destinazione del pacchetto IP. Prima riga, campo versione indica, è un campo da 4 bit che specifica la versione del protocollo, quindi per i BB4 ci sarà un codice che indica il BB versione 4, per i BB6 ci sarà un campo analogo che indica che la versione che si sta utilizzando in quel pacchetto lì è la versione 6. Campo HLEN sta per header length, è analogo al campo che, ai campi che c'erano in, ai livelli superiori, è un campo scritto a 4 bit che mi indica la lunghezza dell'header e del pacchetto espressa come multipli di 32 bit. Ok? Scusate, non dell'header e del pacchetto, dell'header e del pacchetto, la chiama è HLEN, header length. Ok? Quindi è un valore che assume un minimo e un massimo, chiaramente è un campo da 4 bit, in linea teorica assume valori da 0000 fino a 1111, quindi è un campo che in linea teorica va da 0 a 15, tuttavia essendo l'header di dimensione minima 20 bit, 20 byte, l'HLEN ha un valore minimo pari a, quindi da 5 20 byte diviso 32 bit, che okay? Diviso 4 byte fa 5. Stessa cosa il massimo, caso in cui l'header è pieno, quindi il campo option è massimo, sarà lungo 60 byte, cioè 5 più 10, 15 parole da 32 righe, quindi il valore massimo di HLEN è 5. Total length invece mi indica la dimensione totale del pacchetto, quindi la lunghezza totale del pacchetto stavolta è espressa in byte. Okay? Quindi il valore massimo è un valore, essendo questo di 16 bit, è un valore che è 2 alla 16 meno 1, esattamente quel 65.535 che c'era all'inizio, no? Questo qua. Questo 65.500, in realtà questo è 36, ma sarebbe 35, cioè è 2 alla 16. L'ultima parte della prima parola del 32 bit è il title service. Title service è un campo che ha subito diverse variazioni nel corso della funzione del BB4, quindi nel corso degli anni quelle varie raccomandazioni sono state cambiate, è stato cambiato il modo di interpretare questo pacchetto, questo campo, e l'ultima definizione prevede che questo TOS, questo Type of Service, sia diviso in due parti, una detta Differentiated Service Call Point, fatta da 6 bit, dal bit 0 al bit 5, e questi bit sono tipicamente utilizzati per gestire la priorità dei pacchetti, quindi esiste una codifica secondo cui ad un codice ottenuto qui dentro corrisponde un modo di trattare i pacchetti con una certa priorità, per esempio legata al ritardo, legata al fatto di scartare per ultimi quei pacchetti nel caso di un blocco di buffer, eccetera eccetera. E infine questi ultimi due bit sono utilizzati per notificare esplicitamente la condizione, quindi per esempio quando un router si rende conto che di lì a poco ci sarà una congestione su un collegamento, potrà flaggare, potrà utilizzare questi bit per notificarlo. Lasciamo per un momento aperta la questione sulla seconda riga, mettiamola un attimo da parte perché ci servirà dopo. Andiamo alla terza. La terza riga abbiamo il campo TTL, cioè Time to Live. Tramite questo campo IP garantisce il maximum lifetime, cioè la massima vita di un pacchetto in rete. Vi ho detto che può succedere che un pacchetto diventi obsoleto man mano che gira in rete e quindi dovrei misurarne l'età di quel pacchetto. Se lo facessi utilizzando un'unità di misura temporale, dovrei far sì che il pacchetto, quando viene generato, venga generato con vita zero, e man mano che, quindi metto per esempio un timestamp, lo so, generato il 8 maggio 2019 alle ore 10.00,
poniamo che si facciano solo di questi, in questo modo. E quindi man mano che va avanti, quindi viene ricevuto da un router, si aggiorna questo lifetime con l'orario corrente. Fare e quindi definire una massima vita in un'unità temporale imporrebbe a tutti i router di essere esattamente sincronizzati. Quindi dovrei fare in modo che il riferimento del prossimo di qualunque router che maneggia questo pacchetto sia lo stesso cliente di riferimento a chi lo ha generato, quindi a chi ha messo la data iniziale. Allora, anziché definire una vita in unità temporale, si definisce una vita di un pacchetto in numero di salti. Quindi ogni volta che un pacchetto passa da un router a un altro, compie un salto, un hop, ok? Quindi compie un salto in più. Allora il time to live definisce, è settato ad un certo valore e viene decrementato di uno ogni volta che attraversa un router, di modo che quando questo contatore si azzera il pacchetto muore, il pacchetto viene scartato. Quella è la vita del pacchetto. Quindi io, sorgente, posso definire quanto voglio che il mio pacchetto rimanga in vita in una rete. Se definisco un certo time to live, so che man mano che fa un salto questo time to live viene decrementato di 1 e quindi a 0 muore il pacchetto. Quindi se io voglio che il mio pacchetto faccia al massimo un salto, metto time to live 1, così so che o arriva subito a destinazione oppure muore. Se voglio che faccia al massimo 100 salti, metto time to live 100 in modo tale che decrementa di 1 per ogni hop e quindi passa 99, 98 eccetera eccetera fino a morire nel caso in cui arrivi a 0. Chiaramente se arriva a destinazione prima che il time to live scada, il pacchetto arriva correttamente. Quindi il pacchetto viene scartato nel momento in cui il time to live diventa 0. Quindi ad esempio parte con un time to live 250 attraverso una serie di router, se arriva ad un router con time to live 0 e non è ancora arrivato a destinazione questo pacchetto, il router che ha decrementato il time to live a 0 lo scarta. Piccola nota, il pacchetto, e quindi una volta fatto questo, quindi vedete, si creerà un'assenza di questo pacchetto a destinazione. E quindi questo è il modo di gestire in IP, di notificare questo tipo di errore. Il router che lo scarta per effetto di scadenza del time to live genererà un messaggio di un protocollo CMP, questo protocollo CMP di questo tipo, time exceeded si chiama, lo vedremo più avanti, che notificherà la sorgente il fatto che quel pacchetto lì è stato scartato perché il time to live era troppo piccolo. Ok? Piccola nota, dicevo, il time to live viene decrementato soltanto nel momento in cui il router deve inoltrare il pacchetto, sia come inoltro diretto che come inoltro indiretto. Quindi se il router fosse l'effettiva destinazione di quel pacchetto là, per qualche motivo può succedere che anche il router debba ricevere lui proprio dei pacchetti, se il pacchetto arriva con time to live, quindi se questo router per esempio riceve il pacchetto con time to live 1, ok? Ed è il pacchetto destinato al router stesso, non lo decrementa il time to live, ma lo mantiene a 1 e quindi lo tiene buono. Solo nel caso in cui ha bisogno di rinotrarlo, quindi solo in uscita, il time to live viene decrementato. Okay. Quindi solo nel caso in cui quel pacchetto con time to live 1 fosse un pacchetto da inoltrare ancora, a quel punto dovrei incrementare il time to live, lo porterei a 0 e quindi mi renderei conto che il pacchetto sarebbe da scartare. Okay. Ma se quindi ci fosse un host a chi deve ricevere il pacchetto quando arriva a router, se nel momento di inoltrarlo decremento e porto a 0, scarto. Campo protocol mi indica, e anche qui un codice che fa corrispondere a un valore codificato un certo protocollo.
Quindi questo protocollo qui, se inserisco il valore 1, significa che sto trasportando nel payload un pacchetto del protocollo ICMP. Se inserisco un valore 6, significa che sto trasportando nel payload del pacchetto IP una unità informativa del protocollo TCP. Così via. C'è un codice. E del checksum è, come vi dicevo, un campo che fornisce controllo di errore solo sull'header, in realtà poco usato, mentre le opzioni sono il numero variabile, e per questo è necessario specificare la header length, okay, perché possono o meno esserci, e in ogni caso devo distinguere dove terminano le opzioni. E le opzioni sono di varia natura, non ne vediamo, ma i concetti, il principio è analogo alle opzioni che si usavano in TCP, no? Lì c'erano delle opzioni di tipo, non lo so, la definizione dell'MSS, del maximum segment size, oppure la definizione del fattore di scala. Qui ci sono opzioni che servono a gestire funzioni del tipo routing, quindi quando una sorgente vuole imporre il percorso, scrive delle opzioni in cui definisce tutti gli indirizzi IP di tutti i next hop che vuole quel pacchetto attraverso. Questo è un esempio di opzione gestita da IP. Altro esempio di opzione, quindi questo è source routing. Oppure timestamp, come vi dicevo poco fa, un router può anche voler segnare un timestamp su quel pacchetto che sta maneggiando, e in quel caso lì usa un'opzione. Le opzioni in realtà in IP sono poco usate, quantomeno nella versione 4, saranno molto più usate nella versione 6. Ovviamente queste opzioni devono essere lunghe, devono sommare ad un multiplo di 32 bit, perché il pacchetto, l'header del pacchetto deve essere multiplo di 32 bit, e quindi nel caso in cui si usassero opzioni più brevi, più corte, comunque diverse opzioni che non mi fanno terminare a multiplo, si può usare il padding, come succedeva in TCP. Ero rimasto in debito di questa riga, della seconda riga, di cui non vi ho ancora parlato. La seconda riga è praticamente interamente utilizzata per gestire la frammentazione. Vi ho anticipato il fatto che all'interno del passaggio da una rete locale ad un'altra rete locale, in questo esempio un link.punto, che è una rete del genere, può essere necessario spezzare il pacchetto in diversi pacchetti. Questa operazione è l'operazione di frammentazione. Da lì in poi i tre frammenti di uno stesso pacchetto originario verranno trattati come dei pacchetti normali, quindi ciascun router che prenderà in mano questi frammenti li tratterà come pacchetti indipendenti. Ok? Eventualmente questi tre frammenti potranno anche prendere strade diverse. Per un qualche motivo può succedere che, se per esempio le tabelle di routing cambiano nel tempo, cosa che accade nella realtà, diversi frammenti di uno stesso pacchetto possono anche prendere percorsi differenti. Per questo motivo, a destinazione e solo a destinazione, i frammenti sono riassemblati sempre a livello IP, ma solo a destinazione. Okay? Una volta frammentati, i pacchetti sono ricostruiti insieme agli altri frammenti solo a destinazione. Okay? Quindi ci dovrà essere un modo a destinazione per capire che il pacchetto che sto ricevendo è in realtà un frammento di un pacchetto originario, e quindi devo attendere gli altri frammenti per ricostruirlo prima di passare il pacchetto ricostruito a livello superiore. Okay. Questa cosa è gestita dai campi che vi dicevo prima. Quindi, dal punto di vista pratico, la frammentazione avviene a livello IP. E vi dico di più, ciascuno dei frammenti può a sua volta avere la necessità di essere frammentato. Quindi devo gestire sempre a destinazione, a livello IP di destinazione, non soltanto il riassemblaggio della prima frammentazione, ma anche quello delle eventuali successive frammentazioni di uno o più frammenti
in cui era stato spezzettato il pacchetto originale. Okay. Quindi la frammentazione ha luogo nel momento in cui le MTU, quindi la massima dimensione del pacchetto del payload di livello 2, è inferiore al pacchetto IP corrente, alla dimensione del pacchetto IP corrente. Quindi se l'IP data sta dentro la MTU, bene, se no deve essere spezzettato. Qui ci sono alcuni esempi di MTU riferite a delle reti di livello 2, a delle tecnologie di livello 2 differenti. Quindi vedete, se io ho un pacchetto IP che al massimo vale 65.000 byte rotti, payload di 65.000 byte rotti, ho delle MTU standard, per esempio, di reti Ethernet o fast Ethernet di 1500 byte. Quindi se un pacchetto IP è grosso, sicuramente sarà frammentato su più pacchetti, e questi N pacchetti, questi N frammenti, saranno messi in varie MTU di livello più basso. Un po' come quando abbiamo fatto gli esercizi sulla prima parte, in cui dicevamo devo inviare un blocco di dati di dimensione D e lo devo inserire in pacchetti in cui il payload massimo è tot. Lì parlavamo di un dato generico, ma lo stesso principio si può applicare alla frammentazione di un pacchetto e il suo incapsulamento in trame di livello 2. Allora, come si usano questi campi del pacchetto IP? Identification è un campo da 16 bit che indica il pacchetto. Quindi ogni volta che una sorgente genera un pacchetto, gli affibbia un identificativo, un 16 bit, okay? Di modo tale che qualora quel pacchetto fosse frammentato, tutti i suoi frammenti conterranno quello stesso identification, in modo tale da capire che quei frammenti sono riferiti ad un'operazione di frammentazione dello stesso pacchetto originale. Quindi qui, tramite questo campo, riesco a gestire il fatto che se me ne arrivano diversi, dalla stessa sorgente ovviamente, con lo stesso identificativo, so che sono frammenti. Okay? Tuttavia non so ancora ricostruirne l'ordine, non so ancora dire se uno viene prima dell'altro. Questa cosa è gestita dal campo fragment offset. Il campo fragment offset è un numero che mi dice, rispetto al pacchetto originale, a quale punto sono arrivato in questo pacchetto. Quindi se io ho un pacchetto che ha fragment offset di un certo valore, so che il contenuto di questo frammento è quel pezzo che parte da quel valore indicato da fragment offset. Poi vi faccio un esempio. E come è espresso questo fragment offset? È espresso in parole da 8 byte. Questo significa che se io frammento un pacchetto in due pezzi, per esempio, se io ho un pacchetto di 2000 byte, il primo pacchetto, il primo frammento, quindi supponiamo che lo stia frammentando in due parti, una da 1000 e una da 2000, il primo frammento avrà fragment offset 0, perché mi sta ad indicare che il contenuto di quel frammento parte da zero. Quindi è, come dire, il byte zero del pacchetto originale. Il secondo frammento avrà lo stesso identification di quell'altro e anche lo stesso identification del pacchetto originario, ma avrà un fragment offset che mi dovrà dire parti da 1000 e me lo dice mettendo nel campo fragment offset non proprio 1000 ma 1018, cioè 125. Convenzionalmente questo numero si esprime come parole da 120, da 8 byte. Okay? Quindi anziché dire parti da byte millesimo, quindi anziché scrivere 1000 dentro, scrivo 125. Quindi parti dalla 125esima parola da 8 byte. Ultimo campo, anzi l'ultima serie di campi che servono alla frammentazione sono i flag. I flag sono tre numeri, sono tre bit, tre campi, di cui si usano soltanto il secondo e il terzo. Il primo è il bit, scusate, il
primo è un bit, scusate, il primo che a destra è il bit M, che mi indica, che si chiama more fragments, che mi indica se il pacchetto che trasporta questo header è l'ultimo o meno, è l'ultimo frammento o meno. Facciamo l'esempio di poco fa, io avevo un pacchetto da 2000 spezzato in un pacchetto da 1000 e in un altro da 1000, ok? Nel momento in cui mi arriva un frammento, uno soltanto di questi due, supponiamo il pacchetto che si trasportava fragment offset 0, io non so a priori se quello è un pacchetto intero o un pacchetto o il primo frammento di un pacchetto frammentato, perché quello a fragment offset 0, qualunque pacchetto IP, anche non frammentato, deve valorizzare il fragment offset e deve valorizzare l'identification, perché non si sa a monte se deve essere frammentato, e quindi il fragment offset per il primo frammento è comunque 0. Quindi se mi arriva quello, non posso dire se mi devo aspettare altri frammenti o meno, a meno che non usi questo flag. Questo flag, more fragment, è 1 se a quel pacchetto che lo trasporta seguono more fragments, seguono altri frammenti, mentre sarà 0 nel momento in cui è il pacchetto di chiusura. Quindi se io frammento un pacchetto in n pacchetti frammenti, avranno i primi il flag more fragment 1, l'ultimo, i primi n-1 avranno flag 1, l'ultimo avrà flag m0. In pratica questo bit risponde alla domanda: ci sono altri frammenti successivi? 1 sì, 0. Quindi se ho offset 0 m0 è un pacchetto solo, un frammento solo. Se ho offset 0 e quello lì, quello stesso pacchetto che mi trasporta fragment offset 0 ha anche more fragment 0, vuol dire che è un pacchetto che non è mai stato frammentato. Flag D mi impone o meno di non frammentare un pacchetto. Quindi se io ho un pacchetto in cui setto ad 1 questo flag D, vuol dire che voglio imporre che quel pacchetto non venga frammentato, quindi D infatti si chiama don't fragment. Se posto a 1, il pacchetto non può essere frammentato. Nel caso in cui sia necessario farlo, perché non ci sta probabilmente più una delle reti che deve attraversare, viene scartato e viene generato un messaggio di errore analogo a quello che era da Nexin poco fa per il tanto lì. Esempio, ho un pacchetto lungo 4000 byte e devo inserirlo in trame, in pacchetti livello 2, con una NTU di 1400 byte. NTU in realtà sarebbe meno l'LP. Attenzione, ciascun pacchetto ha il proprio header e ciascun frammento deve prendere il payload, suddividerlo negli n frammenti e aggiungere l'header. Quindi nel momento in cui io passo, se io ho un pacchetto da 4000 byte, supponiamo che l'header del pacchetto originario sia 20 byte, quindi 4000 tutto, di questi 4020 sono le IP, i suoi frammenti saranno anche loro payload più header. E se io devo costruire questi frammenti in modo tale che rientrino dentro delle MTU di dimensione quello che è, devo fare quindi di dimensione MTU. Devo considerare che dentro la MTU ci deve stare non solo il payload, ma anche l'header, che quantomeno vale 20. Quindi per me la MTU netta, diciamo così, è MTU meno 20, meno l'header del pacchetto P. Quindi questa roba qua io la devo distribuire qui,
Quindi ho a disposizione, se questi sono 1000, sono 4000 byte di payload, li posso distribuire in pacchetti in cui il payload è MT1ML. Ok? Attenzione a non fare questa confusione. Quindi se io qui ho una MTU di 1420 byte, la dimensione utile qui non è 1420, ma è 1420 meno l'RP. Supponiamo nell'esempio che tutti gli header, sia quello del pacchetto originale, sia quello dei suoi frammenti, siano di dimensione minima, 20. Okay? Allora il pacchetto originario avrà un suo header, quindi dei suoi campi identification, fragment offset, che abbiamo detto uguale a 0 perché è un pacchetto non frammentato, e more fragment sarà 0 perché è unico, quindi non gli seguono altri frammenti. Nel momento in cui viene spezzettato, viene sostituito da n frammenti, ciascuno con un proprio header, quindi ciascuno con un proprio insieme di valori con i tre campi di colpa. In particolare io dovrò spezzare questi 4000 byte in una MTU netta, diciamo così, che è MTU meno i 20 byte di header, quindi meno 1400, meno 20, quindi una MTU netta, diciamo così, di 1400 byte. Allora, il contenuto, la dimensione di questi payload sarà, devo distribuire i 4000 byte in multipli di 1400. Per fare questo ottengo 1400 dai, qui 1400 arriva a 2,8 e qui me ne restano 1200, ok, per arrivare a 4000. Quindi qui ho i byte fino a 2799, qui fino a 1399, 2799 e 3200. Questo è più corto degli altri, ok? L'offset di questo era 0, quindi il suo primo frammento sarà offset 0, perché parto, perché mi dice qual è il punto di partenza dei byte del payload espresso in multipli di 8 byte, quindi è 0 diviso 8, 0. Questo vale per qualunque primo frammento ha lo stesso offset, ha offset 0. Secondo frammento sarà 1400 diviso 8, l'offset, 175. Il terzo frammento sarà 2008 diviso 100, diviso 8, 350. Nonostante questo sia più corto, non importa, perché quello che importa è il punto iniziale. Cioè, anche se questo è 1200 e questo è 1004, quello che conta è il punto di partenza, cioè 1004 o 2008. Okay? E quindi se io avevo il pacchetto originario con dimensione del payload 4000 più i 20 di overhead, quel pacchetto lì aveva su questo campo in alto a destra, che è il total length, questo è il campo total length, 4020, 4000 di payload più 20 di overhead. Ok? Già immaginiamo che la somma dei total length di tutti questi tre pacchetti cosa sarà? Sarà data dal fatto di avere il payload è sempre quello, quindi il payload totale è sempre 4000, ma stavolta invece di avere un header ne ho tre. Quindi se sommate questi tre total length dei tre frammenti che ho appena generato, avrò 4020 più 2 header, quindi avrò 4040. Okay? Che il payload già l'ho distribuito nei tre header, ma di header prima ne avevo uno, adesso ne ho tre, quindi prima avevo 20 byte, adesso ne ho 60. Quindi se sommate questi total length vedrete che il risultato è 40 in più rispetto a 4.000, quindi 4.060. Quindi i tre frammenti avranno tutti e tre identification uguale a quello del pacchetto originale. I primi due frammenti avranno more fragment 1, vedete 1, 1, e 0 all'ultimo. More fragment sarà 0. Perché? Questo pacchetto deve dire che è l'ultimo della serie, non gli seguono altri pacchetti. E offset 0, 175, 350 che avevamo calcolato qua. Okay.
Qui ovviamente il total length deve per ciascuno tenere conto del fatto che c'è un suo error. Quindi avevamo distribuito il payload in 1004, 1004 e 1002, quindi il total length dei primi due che trasporta tutti e due 1400 byte sarà 1420 e 1420. L'altro che trasportava 1200 sarà 1220. E gli offset li abbiamo calcolati in un po'. Cosa succede se uno di questi frammenti, quindi da questo momento in poi, dal momento in cui ho frammentato, questo pacchetto non esiste più, esistono solo i suoi tre frammenti, che prima o poi saranno frammentati, saranno riassemblati a destinazione. Cosa succede se io volessi frammentare ulteriormente alcuni pacchetti, alcuni frammenti? Per esempio uno, faccio il caso generale, è quello che vi può far vedere dove si cade. Supponiamo che io debba frammentare quello centrale. Se io frammento quello centrale, supponiamo che la MCU di secondo livello, quindi della rete attraversata soltanto da questo pacchetto, sia una MTU pari a 820. Quindi la mia MTU, quella che ho chiamato MTU netta, è 820 meno l'M, cioè 800. Allora io devo distribuire il payload di questo pacchetto, il payload di questo pacchetto, quindi 1400, non 1420, li devo distribuire in pacchetti di dimensione massima 800, quindi creerò un frammento con payload 800, e quindi con total length 800 più header 820, e un altro frammento con 1400 meno 800 a 600 più l'header 620 total length, ok? Quindi i total length sappiamo come vanno messi. Identification è sempre quello, perché deve essere sempre riferito non solo al frammento appena frammentato ulteriormente, ma addirittura al pacchetto originale, perché a me la destinazione non interesserà soltanto riassemblare questi due insieme, ma mi interesserà anche sapere che questi due erano frammentini di una frammentazione fatta anche prima. Quindi l'identification deve essere uguale sia per questi due, ma anche uguale a questi qua, a questo e a questo, perché devo sapere che questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto del pacchetto originale. A me interessa costruire questo, non soltanto questo. Quindi è importante che l'identification qui sia uguale tra loro, ma anche uguale a questi. More fragment, bit more fragment. Questo qui, questo è facile, sappiamo che è seguito da un altro frammento e quindi avrà more fragment, sì, ci saranno more fragment, 1, sì, 1. Questo qui è 1 perché gli seguirà questo. Quindi a destinazione io non dovrò concludere il riassemblaggio del pacchetto con questo, perché mancherebbe questo. Cioè, se mi arrivassero questi tre e io mettessi qui 0, a destinazione io interpreterei come completo l'insieme dei frammenti 1, 2, 3, mentre mi manca questo. Quindi devo mettere 1. In altre parole, quando frammento un pacchetto che ha more fragment 0, allora metto 1 in tutti tranne che l'ultimo. Ma quando frammento un pacchetto che ha more fragment 1, metto 1 in tutti, punto. Perché se a lui ne seguiva un altro di frammento, anche a tutti i suoi figli ne seguiranno un altro di pacchetto, di frammento. Ok? E infine offset. Offset, qui c'è un ragionamento analogo. L'offset è sempre riferito al pacchetto originario. Quindi, se io ho l'offset da mettere qua, devo considerare i byte che sono contenuti qui dentro rispetto all'ordine stabilito all'inizio. E questo ordine me lo posso ricavare dall'offset che avevo qua. Quindi, se io qui dentro trasporto i byte
da 0 a 800 di un frammento che però aveva offset 175, io devo prendere 0, il punto iniziale, fare diviso 8, ma lo devo aggiungere al 175 che ha generato quel frammento. In altre parole, questo qui è il byte 1400 e 1400 diviso 8 fa esattamente 175. Perché il byte, il primo byte di questo frammento è il 1400, riferito al giallo. Riferito al verde sarebbe lo 0, ma il verde si portava un offset 175, di cui devo tenere conto. Quindi o faccio 1400 diviso 8, oppure faccio, visto che questo porta il byte 0800 di questo frammento, faccio 0 diviso 8, ma gli aggiungo l'offset di questo. Per l'altro, so che trasporta, riferito al giallo, il byte dal 2002 al 2008, al 2799, quindi calcolo 2002 diviso 8, che fa 275. Oppure, in alternativa, so che questo trasporta il byte, questo era 0800, 0799, quindi questo dall'800 fino a quello che è, conto l'800, faccio 800 diviso 8, 100, più lo 775, 275. Domande? Ci vediamo domani.